che con estremo piacere voglio qui sottolineare come la costituzione delle nostre liste è stata anche l'opportunità e l'occasione per poter allargare a mondi diversi rispetto a quelli che hanno costruito il 3 di dicembre, ha fatto nascere il Libero Uguali. Quindi c'è già all'interno di questa vicenda elettorale, sia regionale sia per quanto riguarda le politiche, il germe di un allargamento politico che per quanto ci riguarda è di estrema importanza, anche in vista dell'obiettivo che ci siamo posti tutti, che è quello subito dopo il voto di dar vita a un nuovo soggetto politico della sinistra nel nostro paese, una sinistra di governo che si misuri con quelli che sono i problemi che sono dinanzi a noi e che si incarichi anche di trovare le dovute soluzioni. Abbiamo deciso di presentarci a queste elezioni regionali in modo autonomo, con il nostro simbolo, le nostre liste, il nostro programma, con un candidato presidente per il quale sono stato incaricato io da parte dell'assemblea regionale che si è svolta, e stiamo lavorando per affermare in Regione Lombardia un'idea di Regione Lombardia che sia in forte discontinuità rispetto alle scelte che sono state fatte in questi anni all'interno della nostra regione, da chi l'ha governata ininterrottamente, da chi la governa ininterrottamente da 24 anni. C'è un dato di partenza che è quello che riguarda la lotta alle disuguaglianze. Le disuguaglianze in Regione Lombardia sono aumentate, si registra una fascia numericamente molto ridotta di popolazione che anche dentro la crisi è riuscita ad arricchirsi, però tendenzialmente abbiamo registrato e non possiamo non registrare un aumento invece di quella fascia di lavoratori, di famiglie che sono più esposte dal punto di vista delle difficoltà sia lavorative sia sociali. Quindi sicuramente il primo tema che noi vorremmo mettere all'ordine del giorno è quello della lotta alle disuguaglianze. La lotta alle disuguaglianze all'interno del nostro programma si articolano in tre segmenti. Il primo è restituire dignità al lavoro, dignità dal punto di vista salariale, dignità dal punto di vista professionale e dignità anche dal punto di vista della sicurezza. Non passa giorno dove in Regione Lombardia non si registrino gravissimi infortuni, gravissimi incidenti sul lavoro. La Regione Lombardia ha il triste primato di essere ancora oggi la regione con il maggior numero di persone decedute nel 2017 durante il lavoro. Quindi evidentemente c'è un problema di sicurezza che va fermata e sulla quale la Regione Lombardia tanto potrebbe fare laddove decidesse di aumentare e potenziare le proprie strutture che sono proprio titolate a fare delle azioni di carattere preventivo e per la verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro. Secondo tema è il tema fiscale. La lotta alla disuguaglianza si fa anche attivando intelligentemente la leva fiscale dentro un'impostazione, una filosofia di un recupero della sua progressività. E a questo riguardo noi diciamo che non è più sopportabile il mantenimento del super ticket così come l'abbiamo conosciuto in questi anni con la Regione Lombardia, perché è evidente che questo super ticket associato poi anche a altri costi sta portando ad un progressivo allontanamento dal servizio sanitario regionale di molte persone, con tutte le conseguenze che questa cosa sta determinando. Un indice dell'aumento della povertà e comunque delle difficoltà legate al fatto che ci sono sempre più lombardi che non si curano. Non si curano oppure decidono di selettivamente che cosa curarsi, che cosa non curarsi, naturalmente dentro un'ottica che è assolutamente un'ottica antitetica rispetto a tutte le politiche relativamente alla prevenzione che invece dovrebbero essere di fondamentale importanza. Terzo aspetto, la disuguaglianza si combatte attraverso il fatto di rivendicare un welfare che sia il più inclusivo e il più universalistico possibile. E qui ho già fatto brevissimamente cenno al tema della sanità, della salute. Noi abbiamo espresso una posizione di assoluta contrarietà rispetto alle due delibere che sono state fatte in Regione Lombardia riguardante la presa in carico dei malati cronici, che sono circa 3 milioni e mezzo. Queste delibere oggettivamente rappresentano un ulteriore trasferimento di risorse per la presa in carico verso gestori di carattere privato e privatistico. Siamo per rimettere in discussione il tema dei meccanismi di accreditamento delle strutture
ospedaliere private, non perché il privato non debba esserci cioè all'interno della sanità, ma perché pensiamo che ci sia la necessità di come dire, vincolare anche la loro attività a una diciamo a un'impostazione maggiormente programmatoria di quella che è l'offerta sanitaria che si deve venire a determinare. Terzo aspetto sono le liste d'attesa, che sono fenomeno che già esisteva nel 96-97 quando venne approvata la prima legge di riforma dall'allora presidente di Regione Lombardia Formigoni. Queste liste d'attesa sono rimaste numericamente intatte e dobbiamo dire che uno degli elementi di maggiore problematicità appunto sono le fila e i tempi di attesa nei pronto soccorsi, i tempi di attesa per poter avere una visita specialistica, i costi dei medicinali, i costi delle prestazioni. E quindi è evidente che tutto questo meccanismi se non vengono messi in discussione, e noi nel nostro programma teniamo una serie di proposte affinché possano essere messi in discussione, producono diciamo così il fatto di essere in presenza di una sanità che non garantisce più quella copertura di carattere universalistico a cui facevamo riferimento prima. C'è tutto il tema della non autosufficienza, stiamo parlando di 400.000 persone a livello regionale, c'è il tema della disabilità. C'è il tema dell'assistenza a domicilio che deve essere assolutamente potenziato, non dimentichiamoci che su 400.000 persone non autosufficienti, solo 100.000 di queste sono all'interno delle residenze, gli altri sono naturalmente vengono curati all'interno delle famiglie con tutte le difficoltà che le famiglie hanno e sulle quali ci vorrebbe naturalmente un intervento di supporto, un intervento a sostegno, da una parte per ampliare il numero dei posti disponibili all'interno delle residenze, dall'altra parte per potenziare però i servizi di sostegno alle famiglie, laddove le famiglie si devono far carico delle cure. Questo per quanto riguarda la sanità. Per quanto riguarda invece un altro tema molto importante a proposito di disuguaglianza è quello che riguarda la scuola. Noi abbiamo un tasso ancora troppo elevato di abbandono scolastico e un tasso elevato di abbandono scolastico significa soprattutto nei confronti dei giovani che sono particolarmente fragili nella ricerca di un posto di lavoro. Abbiamo ancora 200.000 NEET, cioè giovani che non studiano e non lavorano nella nostra regione. E a questo riguardo anche la dote introdotta attraverso le politiche comunitarie, cosiddetta garanzia giovani, non ha dato gli effetti sperati. Ci sono stati tanti tirocini, ma poche opportunità di lavoro per i giovani, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Questo naturalmente è un problema sul quale bisogna lavorare anche in termini di investimenti. La Regione Lombardia ha investito l'80% delle proprie risorse a vantaggio delle scuole paritarie e delle scuole private. Noi pensiamo che queste forme di investimenti vadano nella loro logica assolutamente capovolte. Vadano capovolte a vantaggio delle strutture pubbliche, che sono poi quelle che si fanno carico circa del 90% degli studenti presenti in Regione Lombardia. Questo è un elemento sul quale noi intendiamo batterci ed è un elemento di forte discontinuità anche rispetto a quanto è stato fatto dalla Regione Lombardia con la dote scuola in tutti questi anni. Poi c'è il tema dell'ambiente, che è un tema assolutamente prioritario perché la nostra è la regione più inquinata d'Italia dal punto di vista delle emissioni, quindi dal punto di vista della qualità dell'aria. È una regione che non ha un piano regionale di conferimento e trattamento dei rifiuti. Noi chiediamo che, che si possano definire politiche che portino sino al 90% la quota di raccolta differenziata. È una regione che non ha censito quelli che sono i siti di trattamento dei rifiuti speciali, tutte le contraddizioni e determinazioni che questa cosa sta producendo. È la regione che si è particolarmente contraddistinta per il consumo di suolo attraverso la legge 31 che è stata votata nella consigliatura precedente, che ha sostanzialmente la legge era chiamata legge contro il consumo di suolo, ma in realtà ha prodotto un meccanismo di forte accelerazione in questa direzione. È evidente che questo è un elemento sul quale bisogna fortemente intervenire. Noi siamo per abrogare questa legge 31.
una volta arrivati in consiglio regionale, perché pensiamo che sia stata una delle cause, diciamo, di questo ulteriore deterioramento e accentuazione del consumo di suolo. C'è il tema della messa in sicurezza del territorio, questo si riallaccia alle politiche anche nazionali, nel senso che ci vogliono investimenti pubblici, ci vogliono politiche che fissino come prioritario la riqualificazione del nostro territorio dal punto di vista ambientale. Riqualificare il nostro territorio dal punto di vista ambientale significa anche renderlo più attrattivo. E il tema dell'attrattività del nostro territorio è un tema molto importante, molto, molto importante e molto sensibile. E abbraccia naturalmente anche tutto il tema della mobilità. Noi sappiamo che c'è questo enorme problema che riguarda la qualità della mobilità su ferro. Sappiamo che in questi anni la Regione Lombardia non ha scelto una strada piuttosto che l'altra. Nel piano regionale delle infrastrutture della mobilità nei prossimi anni ha prevede la costruzione di ulteriori 300 km di autostrade, di strade per potenziare il trasporto su gomma, e invece soltanto 12 km di potenziamento della rete ferroviaria. Noi vediamo che ci sono dei segnali di estrema insoddisfazione da parte dei cittadini rispetto alla qualità della mobilità su ferro. Tenete in considerazione che noi ci potrebbero essere potenzialmente 1,5 milioni di persone che tutti i giorni si muovono, potrebbero utilizzare i treni, e invece diciamo soltanto 700.000 persone utilizzano il trasporto ferroviario, e per il resto siamo in presenza di un trasporto, del trasporto su gomma. Quindi vuol dire che non manca la domanda, manca l'offerta, e quindi da questo punto di vista c'è l'esigenza di definire degli investimenti che vadano nella direzione del potenziamento del trasporto su ferro e di una mobilità, diciamo così, leggera che sia compatibile con il nostro ambiente. Esattamente una proposta che va nella direzione opposta rispetto alle scelte che sono state fatte dalla Regione Lombardia in tutti questi anni. C'è il problema del gestore del servizio, che è Trenord. Bisogna affrontare il tema della governance di quell'azienda, che è partecipata al 50% da FNM e dal 50% da RFI. C'è il tema naturalmente della messa a gara del servizio, nel senso che noi riteniamo che sia arrivato il momento nel quale ci sia la possibilità, tenete in considerazione che di questi giorni il rinnovo, diciamo così, della prova della convenzione ancora fatta dalla Regione Lombardia nei confronti di Trenord, forse sarebbe opportuno da parte nostra invece che diversi vettori, diverse società, sulla base del loro piano di servizi, del loro piano di investimento, si confrontassero rispetto, diciamo, all'offerta, alla modalità di organizzazione, di riorganizzazione del servizio, al fine di valutare quale sia più confacente ai bisogni e alle esigenze dei cittadini lombardi. Quindi anche sul tema della mobilità noi chiediamo che vengano fatti investimenti per l'ammodernamento della rete, vengano fatti investimenti per l'ammodernamento del parco macchine, ma si ponga in capo alla politica anche il fatto di favorire processi di competizione e di processi anche di eventuale sostituzione tra i diversi gestori, proprio al fine di poter garantire, diciamo così, una confrontabilità tra progetti industriali diversi, al fine di valutare quale di questi progetti sia più confacente. Queste sono un po', diciamo così, le priorità, insieme alle priorità naturalmente legate al lavoro che noi intendiamo porre, con questo lavoro a conclusione, intendiamo porre come Libero Uguale all'interno del nostro programma. Questi anni abbiamo assistito a un progressivo deterioramento della qualità del lavoro, sia dal punto di vista dei numeri, sia dal punto di vista dei profili professionali e dal punto di vista salariale. Ed è tutto evidente che questo chiama in causa il modello di sviluppo dal punto di vista economico e produttivo. Noi abbiamo assistito a processi di delocalizzazione produttiva molto preoccupanti, per cui noi chiediamo noi siamo intenzionati a fare una legge che sostanzialmente combatta questi processi di delocalizzazione produttiva, soprattutto operati da aziende che hanno ricevuto in tutti questi anni ingenti finanziamenti pubblici a diversi livelli, quindi finanziamenti dalla Comunità Europea, finanziamenti dallo Stato, finanziamenti dalla Regione, dagli enti locali. Chiediamo quindi che laddove dovessero decidere di trasferire la produzione in altri siti al di fuori della Regione, che scattano meccanismi di restituzione integrale di tutto ciò che il pubblico gli ha devoluto in questi anni. C'è il tema della definizione di un'agenzia per l'attrattività,
territoriale, nel senso che noi dobbiamo creare le condizioni perché si lavori su quelli che sono i fattori di attrattività per le imprese, per le persone del nostro territorio, e quindi abbiamo bisogno di una struttura che si dedichi a questo compito. Abbiamo un tema legato al processo di internazionalizzazione delle imprese, le nostre sono imprese particolarmente vocate all'esportazione, quindi va bene, vanno bene i processi di internazionalizzazione, anche favoriti dalle politiche anche di carattere regionale, ma queste politiche di internazionalizzazione non devono essere la premessa poi del trasferimento degli impianti in altre sedi, ma deve essere il modo perché le aziende poi si possono anche rafforzare dentro sul territorio, sul nostro territorio. C'è poi tutto il tema della riorganizzazione dei servizi all'impiego, nel senso che a proposito di occupabilità e rioccupabilità, diciamo che il sistema dotale introdotto dalla Regione Lombardia per quanto riguarda la dote unica lavoro è un sistema dotale che non ha, che non registra, non ci fa registrare quelle positività necessarie. E quindi noi registriamo una forte criticità dal punto di vista del mercato del lavoro che riguarda i giovani, che riguarda le donne, che riguarda gli over 55. Quindi su questo ci porta a dire che il sistema dotale, così come è stato concepito e progettato in Regione Lombardia, rischia di remunerare quelle offerte di lavoro che già sostanzialmente esistono sul mercato e quindi rischiano di pagare con ricollocazione dal punto di vista lavorativo che potrebbero anche venire spontaneamente stante il profilo professionale delle persone e le competenze delle persone interessate. Bisogna pensare invece di riorganizzare completamente quelli che sono i servizi all'impiego, favorendo, questa è la nostra proposta, la generalizzazione di un'esperienza che è quella delle AFO, l'Agenzia Formazione e Orientamento al Lavoro, oggi esistenti nella città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza. Sono due esperienze per noi importanti che hanno dato oggettivamente dei risultati assolutamente non trascurabili e che potrebbero, all'interno di un piano di riorganizzazione complessiva dei servizi, potrebbero offrire, diciamo così, un modello utile anche dal punto di vista dell'efficacia relativamente al tema della rioccupabilità, che per quanto ci riguarda è di fondamentale importanza. Poi oggi abbiamo fatto un passaggio a Lumazzo, abbiamo a Comunex abbiamo fatto un dibattito con altri candidati relativamente al tema della ricerca e dell'innovazione. È evidente che il tema della ricerca e dell'innovazione è di fondamentale importanza per l'ammodernamento di quello che è la nostra struttura produttiva e anche per la riqualificazione del lavoro, insomma. Mi pare che su questi temi ci siano state, noi abbiamo chiesto, abbiamo proposto che si costituisse un'agenzia per la ricerca e l'innovazione che debba favorire quelle, non solo le start-up innovative, ma devono favorire anche comportamenti virtuosi dal punto di vista della ricerca da parte del sistema delle imprese. Noi registriamo purtroppo investimenti che hanno un basso tasso di innovazione dal punto di vista tecnologico. Noi invece pensiamo che il tema dell'innovazione tecnologica sia di fondamentale importanza per evitare che la nostra economia venga messa ai margini, come purtroppo nei mesi scorsi abbiamo in alcuni settori registrato. Tenete in considerazione che prima della crisi la Regione Lombardia complessivamente produceva il 25% del PIL nazionale, adesso questo prodotto interno lordo è del 20%, quindi abbiamo avuto una perdita consistente, che significa anche perdita naturalmente di volumi di produzione, ma dall'altra parte anche perdita dal punto di vista occupazionale, quindi questo è un tema sul quale noi vorremmo incentrare il nostro impegno e la nostra iniziativa. Grazie Mario Rosati.